If only I could be so grossly incandescent. Joerien, grazie della resub. Grazie del bocca al lupo. Un inchino a te, bentornata nella legge dei Cavalieri di Nox. Come va? Non parlerò tantissimo io stasera perché non sono ancora a postissimo di guarigione, quindi preferisco stare un po' più tranquillo. Lo so. Oh, davanti a me ho una farmacia di roba. Emicrania è brutta. Io avevo schivato qua però. Ha laggato. Ciao Jean. Domani non ho queste edizioni. Probabilmente parlo poco perché domani ci sono Cal e Muni come co-host, quindi magari faccio l'introduzione e poi lascio parlare loro per tutta la fase del torneo, no? Cioè quella sarebbe la mia idea se non mi rimetto bene. Ok, grazie G per fare il bravo. Sto facendo anche gli aerosol come da quando, cioè, come quando ero bambino. Che bello.
If only I could be so grossly incandescent. Ciao Kurgo. Grazie mille per la resub. Niente self cufaggi. Ma il nostro team si chiama Team dei Goofy, quindi. Un inchino a te. Vediamo come andrà. Non mi sono allenato questa settimana, ragazzi, perché non stavo bene. E... mi sono allenato solo ieri sera e un pochino oggi pomeriggio, però ho fatto poche run rispetto a quello che avrei voluto, quindi vediamo come va. Beh dai, è andata meglio la terza fase che le fasi... che la prima e la seconda. Guardate quanta roba ho, ragazzi. Uno. Due. Tre. E l'altro ce l'ho là perché ce l'ho apparecchio per fare l'aerosol ed è là. Mannaggia. Kurgo, ero preoccupata per te, in che senso? Ah, perché magari non sapeva. Kurgo si è allontanato dal Discord e da ovunque. Ma perché è una cosa che fa... Anch'io mi ero preoccupato all'inizio, ma poi... È una cosa che fa Kurgo per disintossicarsi dal Discord, se non sbaglio, quindi... perché sennò ci passa troppo tempo. Quindi ogni tanto prende e smonta tutto. Però vabbè, finché passa in live. Cioè, mi dispiace ovviamente perché non c'è più il contatto diretto, però... Ok, smetto di parlare, ragazzi. Già vi sta dando fastidio, ok. Allora, ha avvisato qualcuno, non so chi. Io, per esempio, a me l'ha detto Muni. Che anch'io non avevo capito, ero confuso. Io sono vecchio, però. Non c'è che se ne sarebbe accorto nessuno, ma com'è? Che cazzo dici, Kurgo? Ok, buon lavoro, Kurgo. Ciao, Beck. Mm.
bombata. Avete capito? Il mio repost. Ma perché contro di lui il repost, tipo, devi prenderlo in men che non si dica, sennò non si prende, mannaggia la puttana. Meritato. Evita di consumare facendo battute di merda. Va bene. Ci provo. No, parlerò un po' meno stasera, ragazzi, per forza. Ma scusa, tu di solito fai uno step laterale quando subisci la prima... vabbè. Ok. Non l'ha fatto. Va bene, Mark.
Non riesco che a punirlo questo attacco. No. Però riesco a punire questo. Ciao Domenico, grazie. Tiro una bomba adesso, guarda. No, me l'ha schivata il meme. Niente. Bene, ma non benissimo, Beck. Troppe fiaschette usate nelle prime fasi. Mi piacerebbe arrivare... Visto che la terza fase... Cioè, sto facendo meglio la terza fase che le prime due. Che... La seconda fase dovrei farla meglio. Prendo la caramella per la gola. La Benagol che c'ho qua davanti, almeno sono più rilassato. È un po' cioè meglio, però potrebbe andare bene e non va bene. Sto prendendo un po' di cose questi giorni. No vabbè, dai. Che scam. Che scam, ragazzi. Cioè, sotto al padre che non posso andare, si è messo. Aia. Oh, quello con. E ha fatto una presa a caso. Ok. Boss fight di merda che sto facendo. Se fosse il torneo farei così. Perché è meglio. Quindi lo facciamo. Più o meno serie.
C'era un attimo. C'era stato un attimo di confusione. Mi volevo avvicinare di soppiatto. Ciao Wolfie. Buonasera. Come va? C'è torneo stasera, sì. Tra poco inizia, in teoria. Il mio problema è che non sono in formissima da tutta settimana e non posso allenarmi. C'ho mal di gola e tosse. Adesso va meglio, per fortuna, ma non sono a posto. Anche perché sto prendendo tipo 3 farmaci assieme. Tra un mese fai 30 anni. L'anno prossimo tocca a me. Fammi sapere cosa si prova. Ubriacati un po', però non guidare. Solo 30 di letta e niente. Vabbè, questa prima e seconda fase hitless le ho fatte, quindi buono. Ah, 5 gennaio, ah, anche tu l'anno prossimo. È vero che sei anche dai 93 come me. Ahem.
No, ho sbagliato tasto. Cioè, merda. Mi ha fottuto tutto questa cosa, ragazzi. Cioè, non era il tasto sbagliato, ma pensavo di avere il fiore verde. Vabbè. Per cui ho un Toy Story. Momento di droga. Non quella Twitch è allegorica. È una Benagol, non è. È una caramella. Ti segna. E niente. Hai detto che facevi il bravo stasera, Jim. Fai il bravo. Come siamo messi con la partenza, ragazzi? Perché? Perché appunto il problema adesso la fight comunque ok. Come va avanti, però. Yes. Dai, date un nome al personaggio che poi. Che lo impostiamo. Ciao Spicelander. Cosa ho fatto? Ah, sto mangiando la caramella, Arian, mi spiace, però ho mal di gola, perdonami. Franco II, vabbè. E non posso. Non posso, Eri. Non posso. Ma Franco II quindi deve essere anche lo stesso a livello d'aspetto.
Ciao Muni, è ovvio che c'è il tuo gufetto. Grazie Bob, però se non riscatti Elaran non è Elaran. Vabbè, è Franco. Ragazzi, è Franco. Guardate che bello che è Franco, ragazzi. È proprio Franco. Non si può non... Lo facciamo un po' dimagrito stavolta. Lasciamo grosso sopra così. Perché lui fa tantissime spalle calcolate. Gambe no, ma spalle sì, tutte spalle. Yeah, grazie Bob. Franco è sempre grosso. Vabbè, dai, è grosso. Ha smesso di fare un po' gambe, ma è grosso. Come Rien? In che senso? Non ci sono doppi sensi in quello che scrivo. Cos'è il team Goofy? Praticamente la finale Wolfie è a squadre. Oggi ci sono due round perché siamo sei finalisti. Siamo tre team. Stasera siamo come team siamo io Markish contro White Domenico contro Bort e Galvarn. Perché siamo passati in sei alla fase successiva, allora abbiamo deciso, slash ho deciso, che volevo fare a team la finale. Oggi c'è il primo round e domani il secondo round. E all'ultimo momento abbiamo detto il nome. In realtà il team Goofy era già uscito come nome perché io e Mark goofiamo. E quindi siamo Goofy. E poi c'è il team. Non mi ricordo come si chiamano il team di White e di Galv. Dovrebbe essere. Non mi ricordo più, li ho letti prima sul Discord, non mi ricordo. Se hai doppi sensi sei più malato di quello che credi. È la run se succhi in silenzio, perdonami. Cioè, non possono non esserci doppi sensi in quella frase. Ah, team disperati e team graziati. Grazie, Fernando. Disperati che sono Galv e Bort. E graziati che sono Domenico e White. Che non so se poi volevano cambiare all'ultimo il nome, ma... In teoria oggi al posto di White ci doveva essere Domenico, ma hanno deciso di cambiarsi. Mi ha scritto White a inizio settimana per fare questo change. Che alla fine va bene. L'avevo detto appunto che si poteva fare senza problemi. Almeno potevano scegliere anche in base alle loro esigenze chi runnare quando. No, adesso parlo un po', ragazzi, ma dopo durante la run parlerò un po' meno, anche per preservare. Non so se sentite la mia voce che è un po' alterata, ma sì, appunto. Sto mangiando la caramellina. Rien, mutami se vuoi, se ti dà fastidio, però. Devo. Intanto andiamo dal team intoccabile. E vediamo come va. Stessa cosa anche per i Ah, sono potenziamenti partito. dell'arma. Quindi adesso si potrà fare solo un potenziamento dell'arma dopo ogni boss. Questa sarà una cosa molto pesante e chiaramente influirà veramente tanto sulla scelta dell'arma dei Lo giocatori. so, l'ho Comunque, scelta io come regola. andiamo avanti. Abbiamo la classe iniziale, il dono, li sceglieremo tra pochissimo. Quindi, chiaramente non c'è più niente di libero, non possono più scegliere niente se non forse l'appearance del personaggio. Ma per il resto, e il nome, chiaramente. Franco è bellissimo. Però per il resto, tutto deciso dalla casalinga, la dea bendata. E poi abbiamo il restart infiniti, ma il tempo non si ferma. Come al solito, devono rimanere entro i 90 minuti in generale. Quindi non è che possono restartare una o due volte, hanno sempre 90 minuti per finire, scialla scialla. No, 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 assolutamente. Quindi più si andrà avanti nella run, più sarà difficile poter restartare. Quindi sempre più hectic questa situazione, che è sempre più concitata. Poi, niente evocazioni, quindi il potere incredibile del grande Gael dello scorso torneo sarà purtroppo eliminato da questa manche. Siamo tutti molto molto tristi, però non White ha vedremo zio fatto Gael. Mage Late come emote, è E bellissima. chiaramente, ragazzi, essendo un Jin, torneo romance, vince Mage chi vuol di Late, vai a meno. Quindi cercarla che la andiamo avanti, voglio andiamo avanti. aggiungere. Abbiamo la Mage scelta della classe e adesso faremo scegliere a Google. Chiaramente non elimineremo
una notizia alla volta. Semplicemente ci faremo dire un numero casuale da 1 a 10. Match late. Sono 10, tutte le volte devo controllare. Sì, da 1 a 10 da Google. E Google sceglierà. Quindi adesso... Non saprei. Esatto, non saprei. Vedete, sta già parlando il buon Google. Già, non lo sa neanche Google. Già vuole sentirsi partecipe di questa avventura. comunque, amici. Ehi Google, dimmi un numero casuale da 1 a 10. Attenzione. Vediamo. Ecco un numero a caso. 4. 4! Attenzione, l'Araldo! Pazzesco, incredibile! Ok. Fantastico! Vabbè, dai, l'Araldo non è neanche tanto male. Si parte con un'armatura molto potente, perché comunque solitamente è quella che si va a scegliere. Comunque non è male l'Araldo. A parte con uno scudo ben difeso. È buono l'Araldo. Stagano vista la mano di culo. No, dai, no, non dire così. Non è così male l'Araldo. Non è così male. Cosa di brutto? Devi vedere le statistiche. Scusate. 8 intelligenza, fede 13, fortuna 11. Ha tanta vita, quindi 8. Ah, vabbè, dai, vigore che sarebbe la vitalità 12. Dai, non va male. Cioè, tanta, 12 vita non è male. 9, un po' una merda, però vabbè, dai. Buona classe. Va bene lo stesso, non è malissimo. Forza e destrezza come sta messa, 12-11. Ci siamo allenati con stregone, piromante, okay, chierico discriminato tutto il tempo. E ora abbiamo i doni. E anche questi può non sembrare, ma faranno sicuramente una differenza. A meno che non esca il ramo bianco, che è il nono dono. Tutti gli altri possono essere utili per certe rane. Non ha messo nessuno, Mark, ma capirlo. Assolutamente inutile. Perché vi ricordo, c'è il dono nessuno. Ramo bianco, c'è la possibilità di non essere assolutamente aggrati nessuno. Da il gigante, ma che sta all'insegnamento. È il decimo dono, il dono nessuno. È niente. Globo dell'occhio rosso, globo dell'occhio rosso, vabbè, dai. Se c'è qualcuno di abbastanza coraggioso, volendo il globo dell'occhio rosso, amici, adesso che sono riaperti i server, potrebbe regalarvi una brace, inutile. Quindi, no, sì. Forse il globo della... Però, se vi mettete dentro alla Covenant... No, dai, sto scherzando. È chiaramente inutile il globo dell'occhio rosso. Però, vabbè, andiamo avanti. Forse anime? Potreste ricevere delle anime? Non mi ricordo. Non mi ricordo come funziona. No, non so niente del multiplayer. Devo far partire il timer. Ehi, Google. Dimmi un numero da 1 a 9. Casualmente! Mi raccomando. Sì, non è rigged. 1! Beh, anello vitale? Busso, amici, hola. Araldo con anello vitale. Minchia. Ma voi scherzate, l'anello vitale, ragazzi, potentissimo. Lo compro nella run. Si può recuperare tipo dopo i primi 15 minuti di gioco, però non importa, ok? Facciamo. Ok, non devo comprare l'anello vitale, ragazzi. Poteva andare peggio, poteva... Perfetto. Vabbè. Minchia. Siamo OP. Ottimo. Cioè, oppino, perché la vita comunque è a 12. Però, fatemi sapere quando si parte, ragazzi. Non sto più ascoltando. Quindi... è finita la caramella. Oggi vi ho sconfitto al Capitalism. È la classe migliore per White, questa. È quella, la sua preferita, diteglielo. Cazzo, il life ring, tanta roba. Però in realtà era nessuno, perché cioè l'uno è nessuno in realtà, perché cioè nessuno come primo dono. Però vabbè, io domani lo tengo nessuno, tanto. Poi stray, poi vediamo, poi guarisco e poi vediamo. In teoria dovremmo partire, però se nessuno mi avvisa io non parto. L'ultima volta ho riaperto lo stream ed erano appena partiti e quindi ho dovuto richiudere lo stream e partire. Cioè ho sprecato 30 secondi, quindi spero che qualcuno stavolta mi dia il via. Vero, ragazzi, che qualcuno mi avvisa quando si... Comunque, good luck abort, l'avevo già fatto, però non mi ricordo se gliel'ho ridetto adesso. Vabbè.
Mi sto di nuovo preoccupando perché non... non c'è il via. In teoria sì. Il problema è che è in teoria. Corri Nyx, ok, corro. Corro. Avvio anche il timer qua. Grazie ragazze. Partiamo. Proprio quando stavo guardando, hai visto che roba? Questo fa il Perry, sì. Ok. Ah, talismano pure. Abbiamo pure le cure. Oh, ok. Che roba. Ma in fat roll? No. No, ok. È in mid. Ok, dai. Facciamo il solito. E via. Scusate se sentite il motorino, ma ogni tanto parte e non si accende. Non toglie una fava la lancia. L'armatura ce la teniamo perché comunque fa comodo avere difese. Le stats quante sono? Come sono? 12, ok, possiamo già prendere la spada corta, quindi non dobbiamo fare routing strani col milkring e robe varie, quindi va bene. Grazie, grazie. Ok. Però è vero. Facciamo una roba qua. Prendiamo anche questo. Op. Op. Oh, un livello. Che mettiamo a vita. Che tanto non ci servono altre stats in questa run. Essendo uscito l'araldo. Ok. Pretty, be careful. E ora pure gli urti stanno facendo il tifo per me. Palese.
No, non dirlo, che... E niente. Cazzo, mi stai guardando mentre sto portando DS3, domani il mondo esplode. È incredibile. Che grave errore. Te l'hanno approvato, Guido. E niente. Arrabbiatissima Arian comunque. Quante firebomb regalate? Ah! Niente braccia extra, ragazzi. Sedge. Gina ha sospeso chi? Fai niente. Smetti a sfruttare per l'ora. E niente. Aia. Madonna santa. Sta gola, ragazzi. Non gli ho fatto tanti danni durante il cambio fase, infatti ho dovuto dargli un colpettino in più prima del riposto. Bene, ho fatto bene.
Sono forte di bomba, ragazzi. Incredibile. Stupido sexy in mezzo. Vero. Andiamo subito indietro. Posso fare l'arma più 2 e un level up. E l'arma grezza, in realtà. Per ora niente. Giustamente facciamo più 1 e facciamo l'infusione. Tanto l'infusione è gratis. Poi facciamo già il tree skip. Dai. Ok. A posto. Già che ci siamo, perdiamo 30 secondi, andiamo a potenziare l'altra fiaschetta. Ok. Prima sinistra o destra? Facciamo... Se faccio destra, tanto poi devo tornare qui. Andiamo prima a sinistra, dai. Stai zitto. Va bene.
No, ma bello l'Ocon, sull'altro nemico. Molto bello. Ma come è meglio di DS2, re? Non c'è niente meglio di DS2. Perché te sei caduto? Chi t'ha detto di cadere a te? Sì, beh, DS2 sì, con l'Ocon non era fantastico. Tipo, la congrega lo senti tutto, il l'Ocon. Il problema del l'Ocon. Hai visto Rien di brutto? O di bello, magari hai visto qualcosa di bello. Ora che qualche non fa uno schermo. I help anytime. Grazie Maggio. Sei un figlio di puttana comunque. Anzi no, tua mamma non c'entra nulla, sei proprio tu lo stronzo. A dopo, Maggi. Quanto è in ritardo questo attacco? Pensavo non me lo facesse più. Stavo già... infatti rollando invece che strefare. Ha evocato i maialini. Ma che cosa bella. Ma quanta stamina ha questo personaggio? 9. Non troppo. Però ok. Tipo lo stregone. Mi sa che è come lo stregone la stamina. Mm.
gli scheletri non sono il top di solito. Allora, spada corta può essere il più 2. Però non devo venire qua, ho sbagliato, ragazzi. Sbagliato. Devo andare qua, dov'è? Andare qua. Perché adesso siamo amici col gigante. Vabbè, ma Sine è un bel boss. Dai, almeno quello. Ma Shulva a me non è che abbia fatto così cagare, dai. Ah, non so. Non so correre. Grazie. C'è Franco che è troppo grosso. Nice shot. Grazie G. Allora, la spada la posso fare al più 2. Quindi la facciamo più di già adesso. No, mi mancano titanite. Lo facciamo dopo. Però posso potenziare la fiaschetta. Ecco, ecco perché venivo qua. Mi stavo dimenticando. Ok. Adesso devo fare un confronto tra l'armatura di Dranglake e questa, che non ho mai fatto. Così vediamo qual è la migliore e la utilizzo. Anche a livello di peso, in realtà, devo controllarlo. Un granchio pacifico oggi. Ok. Facciamo un confronto. Frost. È più forte questa. Ok. Secondo me è più forte. Fai durante il turno di test, ovviamente sì. Mal troppo a mezz'aria, bello. Poi ero ammalato, non potevo fare il test. Non mi sono allenato. Però avere già anche il Life Ring non è male, come cosa. È un buff notevole.
Ok. Allora, il mio cronometro fa 26:45. In teoria dovrebbe essere più o meno sincronizzato. Facciamo un minuto di differenza. E siamo a 28 minuti, dai. Dovremmo essere belli puntuali. Ok, allora rileggiamo un attimo appunti. Giro per la palla 2, spada corta al più 2, che ho già, no, più 1, ok, dobbiamo farlo al più 2. E life ring ce l'ho già, grezza è già grezza, ok. Niente, dobbiamo fare solo la spada più corta al più 2, potenziare fiaschetta Estus quando rientriamo al firelink adesso. Ok. Ma cosa ti sei dimenticato? No, ho gli appunti sotto, quindi stavo leggendo. Siccome alcune cose magari le puoi fare in base alla classe, le puoi fare prima o dopo. Allora, siccome non è mai uscito l'araldo, non mi sono allenato con l'araldo, volevo vedere se ero comunque in linea. Leggere che ti fa male. Leggo sottovoce allora, ok. Hai già fatto l'arma grezza? Sì. Sì, perché una volta mi sono dimenticato. Quindi ho deciso di farla subito. Appena ne avevo l'occasione. Tanto costa un po' di più livellare l'arma, ma cioè abbiamo anime in abbondanza, quindi non c'è problema. Questi sono importanti. Però non posso comprarne tanti adesso. Compro giusto 3. Anche le resine e tutto. Facciamo così. Questa, il più 2 posso farlo.
Posso vendere l'altra armatura per fare un po' di anime. No, non lascia. Parlami. Ho comprato una bra. Vabbè, ne vendo tre così. Ho fatto 500. Oh, cazzo, va bene. Facciamo così, va. E ci arrangiamo. Ok. Sì, sì, grazie, Ren. Va bene. I reminder fanno sempre comodo. Quindi arma più 2, giusto. Qua ci denudiamo un attimo, semplicemente per passare più agilmente la prossima sezione a livello di rumore. Va che Franco II è una bestia. Guardalo. Non fa gambe, ma sopra è un... Mi sa che ho aggrato un Darkreath. Cosa? Con quale doppio strafe ci siamo? Cioè, lui ha strafato me e io ho strafato lui. Ok. Vabbè.
Dici. Esatto, giù. Tutta la casa si è portato dietro, letteralmente. Teschio esco, grazie. Speravo di farlo in timing per farlo uccidere a lui, invece dobbiamo aspettare. Ah no, quello è Franco primo. Ah, ok, scusa. E infatti deve far più gambe Franco secondo. Allora, adesso dobbiamo tornare indietro, livellare l'arma e fare un livello e potenziare le fiaschette. Scusate. Quindi possiamo fare l'arma più 3. Ok. Ok. E un livello. Ok. Ne ho uccisi solo 2. Volo. Tipo Fabio, ragazzi. Fabio volo, l'avete capito? Scusa, Arian, dovevo farla questa, era troppo bella. Non potevo non dire. Chiedo perdono. Non l'ha sentita, non l'ha sentita.
Maledetto bastardo. Ok. Metti il braccio qua, dai. Tre ore per sto bracciale. Sì, ho fatto una battuta che non ripeterò. Oh, il collo, mamma mia. Grazie Gin per avermi coperto. Volete che la ripeta? Ho paura però. No, Kido mi hai tradito, cazzo. Guarda. Non l'avrei mai detto, tradito da Kido così. No, invece l'ho detto. Abbiamo Tom e Jerry che ci stanno inseguendo oggi, ragazzi. Ti volevo in chat. Sì, a far la spia e basta, sai, in chat, fammi capire. No. Lo scheletro mi aveva fregato. Ok. Ah, un livello. Posso potenziare di 1. Sì. Ok. E ok, siamo a posto. Eh sì, si sono equalizzati contro di me, esatto. E presente le puntate in cui ogni tanto si equalizzavano, ecco, è successo proprio quello. White ha già quasi finito la run, probabilmente. Pensa alla tua, sì. Ah, tra l'altro un teschio esca in più oggi. Grazie a quello scheletro. Nice.
Grazie. Guarda, te, se i cani non dovrebbero essere i più odiati del mondo. I cani teleport poi. Piano con le fa. Teletrasportano sti stronzi. Certo, ovviamente sempre in game, si parla di in game. Anche Sif, quando dico Sif, non dico ovviamente il vostro Sif, dico Sif in game. Si offende lo stesso, cazzi suoi. Allora, posso fare l'arma al P5 e comprare le ultime cose che ci mancano. Teschiosca in più, non so dove tirarlo, probabilmente all'inizio. Posso fare un livello. Boh, 17 vite è tanto, non è male. Sì, di roba direi che ne abbiamo abbastanza. Pare che quello posso equipaggiarlo dopo. Si fa una carezza di resta in mano un altro, una palla di aschi. Cazzo, mi ha preso uguale. Ne tiro uno in più qua all'inizio, che è un po' più rischioso. Una schifezza, l'ho capita, e niente. Quarantotto mesi d'anno, la mano. Ne fanno 6 di mute. Sono dei sub, praticamente. Perché fanno le mute. Ok, basta. Mi anni, ok.
Perché Twitch sa leggere i messaggi. Non sottovalutarlo, Bob. Ha bannato il signor Luigi, quindi non lo sottovaluterei per niente. Più 5 maggio. Faccio la boss fight a più 5. No. Hello. Ciao Ema, grazie mille per il follow, benvenuto. Fai più 9, sì. Prossima volta runni anche tu, fai la finale e fai il più 9, maggio. Suca. Invece che poltrire. Su Bloodborne, manco Bloodborne hai fatto il torneo. Guarda, sei ingiocabile. grazie mille per essere passato. Buon watch. Prossimo torneo di S2. Prossimo torneo lo pensiamo l'anno prossimo. Siamo a 54 minuti e 30, ok. Siamo in linea col tempo più o meno. Qualche minuto off, forse. Maledetto bastardo. Maledetto bastardo. Forse devo andare un filo più in su, però non mi fido. Dai, vai che sei carico, vai! Niente. Eccolo. Olè. Dov'è il drop? Grazie. Ce l'ha fatta. Scusa Maggio se non sto bene, scusami. Torneo su Rocket. Ci sta.
È colpa mia, sì, l'ho trasmessa via microfono. Prego, Maggio. Ti voglio contagiare. Guardatelo, Franco. Guardate il capezzo. Ok, scusa. Allora, classe è uscito l'Araldo e l'Ifring come dono, quindi stra avvantaggiati all'inizio della run. Vabbè, questo mi fa bere prima di entrare. Sì, fammi equipaggiare anche le bombe che mi servono. Ok. Siamo a un'ora, ok. Un'ora è giusto, ragazzi. Mezz'ora per la boss fight, in caso morissimo è tutto, quindi. Ok, proviamo. White non è più in live, quindi è già finito. Bene. Vabbè. Ma allora devo metterlo qua, non capito. Ok. Devo stare attento a non fare il dash mentre corro, perché sennò, cioè il dash, il passettino quello maledetto mentre si corre, perché sennò è un casino. Prima fase è andata.
Buono, sfruttato bene gli iframes. Uff, non ho visto che era lì sotto, ragazzi, mamma mia. Che paura. Ma solo staggerato, ok. Buono. Ci siamo. Un po' rischioso l'ultima parte della fight, però vabbè. Non mi fullo perché ho un po' più di vita, quindi ci dovrei stare. Ah.
GG. Boh, 1 ora e 08 mi dà il cronometro a me, quindi in teoria ce l'abbiamo fatta anche nei tempi. Buono ragazzi. Dai, 0 morti non è male. 0 morti buono, dai. Con poco allenamento sono contento. Molto bene. Pollice in su mi ha spaccato. È come il gufo giù in basso, il pollice in su. Ottimo. Buono, buono, buono. Almeno 0 morti. Anche direi abbastanza pulita la fight. Qualche rischiettino c'è stato. Ovviamente non pulitissima come vorrei io. Sapete che io sono perfezionista, però meglio di così, senza essermi allenato per tutta settimana e mi sono allenato solo ieri pomeriggio, cioè ieri sera e oggi pomeriggio, non potevo fare. E agli inizi, quando c'è stato l'annuncio, quindi 7 giorni fa, quindi direi che non c'è nulla che può avere. Ciao, grazie, grazie ragazzi, grazie Muni, Maggio, tutti, Bob. È la run, questi sono i miei 10.000 punti riscattati. Cazzo, è bellissimo però così. È la run con gli spin. Va bene, comunque buono così ragazzi, direi che tra l'altro qua 1 ora e 06 mi da, quindi ottimo. Anche IGT non è male. direi di runnare, cioè runnare, di raidare il team intoccabili. Vabbè, White avrà finito a 0 morti in 50 minuti, credo. Però va bene. E nulla, andiamo a vedere come va Bort, che penso che sia quello che vada un po' più piano rispetto a tutti. Però magari mi sbaglio. White ha finito mentre stavo a Gundyr, ottimo. Niente ragazzi, sono contento del torneo, della nostra performance, visto che non giocavo da un po' a un torneo. L'anno scorso a dicembre l'ultimo torneo su Hollow Knight, no def, quindi direi che va bene così. E niente, andiamo a vedere come stanno andando tutti gli altri, cioè Bort in questo caso. White penso abbia fatto 0 morti senza ombra di dubbio, però andiamo a vedere anche lui quanto ha fatto e come sta messo Bort. Grazie per il riguardati, lo spero. Ci vediamo presto ragazzi. Domani sera tocca a me hostare. Parlerò di meno, farò parlare di più i costi. Ciao ragazzi.